Ragazzi, qui Capri Square, ben ritrovati nel mio canale. Sono qui di nuovo su GTA, tanto per cambiare, ragazzi. Volevo prima, allora, sono andato un po' avanti, ho un po' cazzeggiato. Volevo prima farvi vedere una roba figa, che perché finalmente ho capito come... Cos'è sta... Ah, beh, sta sparando qua, perfetto. Ho capito un po' come sbloccare la roba che ho scaricato dal... come espansione, insomma. Faccio vedere, qua ho fatto tutte le missioni oro. Cioè, veramente tutte, ragazzi. E infatti adesso ho la mira al massimo. Vi faccio vedere in qualche modo. Diciamolo di farvi vedere l'abilità. No, non è così. È così, vedete? Mira è al massimo. Ora, in questo video qua, il video scorso vi ho fatto vedere Michael alle prese con il... aspetta che andiamo un attimo. Col tennis. È il tuning. In questo video qua vi farò vedere Franklin alle prese con... come vedete dal titolo, triathlon, ragazzi. Il triathlon praticamente è una modalità che c'era anche in GTA San Andreas. Era una modalità che mi piaceva tantissimo, ragazzi, ma veramente tanto. Sto scemo qua. Mi piaceva veramente tanto, signori. Infatti volevo, non vedevo l'ora di proporre, però ho saputo che il triathlon era presente in GTA 5. Ho detto, fantastico. E quindi, ragazzi, ora come... Dai, staccati però. Ora vi farò vedere un attimino la gara, perché poi ho saputo anche che ci sono tipo delle modalità. Cioè c'è una gara triathlon che dura più di mezz'ora, e quindi veramente non vedo l'ora di farvela vedere, ragazzi. Ve la farò tutta. Poi un altro progetto che ho veramente è di farmi in bici, in moto o in macchina tutta la mappa di GTA. Comunque ve lo proporrò a breve, perché comunque non voglio aspettare tanto per farla, quindi la proporrò. Poi questa qua, insomma, la mia macchina, ragazzi, che l'ho tipo modificata, la verniciatura epica. Ok, qua inizierebbe la gara triathlon. Vedete qua, cos'è sto rumore? Merda. Che figata. Dai, Non mi sa su cazzo che faccio sempre video col buio. Salve, sì, una firma qui. Proviamoci, ragazzi, triathlon. Il triathlon è una competizione multidisciplinare. Nuota, pedale, corre fino al traguardo. Adesso questo non lo vedete, sta schermando perché ho messo la telecamera andata a sinistra. Spremi ripetutamente A, aumenterà la velocità, ma conserverà la tua resistenza. Più ci dai dentro, più la consumerai rapidamente. Se esageri con lo sforzo, consumerai anche la salute. Minchia. Se dopo un round la tua resistenza è inferiore alla metà, recupererà un po'. Ok. È un insieme di tanti sport, ragazzi. Adesso probabilmente partiremo col nuoto. Via! Via, via! Vai, Franklin, non mi deludere, che sei un grande uomo. Via! Ovviamente facendo questo tipo di sport, ragazzi, aumenterà anche l'abilità, insomma, tipo resistenza, fisico e tutto dei personaggi. Ora sono quarta, via! Il triathlon è una prova di resistenza. Quando è troppo velocemente o troppo lungo ti stancherai prima. Se però così perdo posizioni. Vai, dai un po' più di gas. Sai bene quanto aumentare la velocità per quanto tempo. Dai che recupera, dai che recupera un po'. Ah, non è facilissima, raga. Cazzo, là è la fine. Ma che cazzo, non lo sapevo. Pensavo durasse un po' di più. Wow, il servizio di Wilson. Sì, vabbè. Ho perso, ragazzi, bene. Ah, no, 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 ci sono anche le bici. Grande. Vai sulla bici, vai sulla bici, bamber. Prendi un... Dio, boh, c'ho il pollice che non lo sento più, raga. Dai. Veloce, veloce, Gabbo, veloce. Forse sulle bici vado un po' meglio. Pianino. Merda, il primo è già là. Sono
Sono concentrato, signori. Non posso andare fortissimo, raga. Sono sempre in scatto. Ne ho uno dietro. Mica si stanca quello là, eh. Vai, Gabbo. Non mollare, Gabbo, non mollare. Va bene anche il secondo posto per ora. Ah, il primo è imprendibile, ragazzi. Mamma mia, se mi esalto in queste gare. Ce l'hai, Franklin, ce l'hai! Forse qua è finita. Si è fermo. Vabbè, ragazzi. Oddio! Oh, no. Sono primo! Vai, resisti un po', resisti un po'. Ora è corsa, ragazzi, eh. Sta prendendo il tipo. Ragazzi, c'è Franklin che poi è anche di colore. Cioè, insomma, corre forte, eh. Ma c'ha troppi muscoli da sopportare. Mi sta prendendo, ragazzi, mi sta prendendo. Here we go. Dai, 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 che ce la fai, dai che ce la fai. Dai, 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 che ce l'arrivo là. Imagine the chafing. Some of these guys must be red raw by now. Guarda, ragazzi, proprio dall'elicottero. La prima posizione è per Franklin, signori. No, 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 no. Sì! E va a vincere il capo di squadra, ragazzi, l'ultimo secondo. Mamma mia. Però. Grande G. Un po' di dietro, ragazzi, non fa mai male. Grandissimo, Gabbo. No, corsa triton sbloccata. E ragazzi, in caso noi potremmo fare un'altra. Vediamo se è aumentata un po' la resistenza. Sì, cazzo. Ormai è la fine. Vabbè, ragazzi, io però non so per quale motivo. A me è... il fatto del parrucchiere, non so perché, svanisce sempre. Io ancora tre però devo sbloccare per farvi capire quanto sono con la storia. Andiamo da parrucchiere. Dai, su. Un bel taglio, zia. Un bel taglio, zia. Conciature. Vediamo se qua... no, sono sempre le stesse. Che palle. Ma non mi piacciono queste. Mi piacevano di più quelle altre. Così non mi piace, neanche un po'. Facciamolo proprio tamarrone. Mm. Queste mi piacciono un tot, così. Binari. Dai, facciamo i binari, ragazzi. Grande, così ti voglio. Ragazzi, commentate nel video, giusto per colloquiare un po' insieme, se questo gioco qua è... vi ha colpito davvero, nel senso che se ve lo aspettavate veramente così oppure preferivate qualcosa. Io sinceramente mi aspettavo una mappa un po' più grossa, come lo spiegavano, anche se comunque sia non l'ho ancora vista tutta, per l'amor di Dio. Adesso dovrei trovare qualcosina da fare divertente, da farvi appassionare anche un po' voi, ragazzi. E tanto il video al giorno c'è sempre, anche sul secondo canale ho messo addirittura anche una guida su cioè ho messo il video sulla guida, non una guida su... ho messo video sulla guida. Vediamo, ragazzi, che cosa si può fare. Cos'è qua? Giostre, non mi interessa. Qua c'è la triathlon, l'ho fatta. Poligono. Casa. Andiamo a Grove Street. Che ne dite, ragazzi? Ancora dovevo portarvi. Avevo promesso su Facebook che vi avrei portato a Grove Street. E ora io vi porto a Grove Street. Intanto però vi faccio vedere un attimino le armi che ho. Questa è l'arma speciale, insomma. Silenziatore. Questo non c'è niente. E qua c'è il fucile a pompa. Però adesso noi prendiamo questa qua col silenziatore, così nessuno se ne accorge. Via! Proprio vero killer, ragazzi. Mi piace la tua macchina, zio. Mi dispiace. La Banshee. Si chiama ancora Banshee. Mi ricordavo anche il nome. Ferrari. No, Ferrari mi piace troppo, raga. Aspetta. Ferrari troppo. Cazzo, mi stanno cercando.
Ferrari troppo bello, ragazzi. Tanto se fate caso la mia pistola è oro, eh. Per dirle. Via, via, via. Ferrari. Andiamo a salvare subito nel garage, signori. Dov'è? Ma forse questo qua va bene. Garage di Grove Street. Perfetto. Allora andiamo da... cazzo. Cazzo, qua c'è la culla. Via, 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 via. Cazzo. Devo star fermo. Comunque la polizia l'ha fatta veramente difficile e mi piace sta cosa. Secondo me, ragazzi, non ho sbagliato nulla questo gioco. Veramente, incredibile. Comunque commentate anche un'altra cosa importante, ragazzi. Che cosa... Che tipo di attività volete che io svolga? Svolgi. Vabbè, quello lì. Perché secondo me è importante fare qualcosa che piaccia anche al pubblico, ma che sia sicuro veramente che piaccia. Comunque io vi sto facendo vedere il più possibile le cose carine. E... 900 metri. Ok. Quindi commentate, ragazzi, che cosa volete che io faccia. Cazzo, troppo tardi, vaffanculo. Non volevo romperla. Questa qua sarà la mia macchina, signori. Cos'è quell'elicottero là? Ma comunque siamo a Grove Street, ragazzi. Ah, ma questo qua non si apre. LOL. Ok. Andiamo così, forse, che si fa. Non ne ho idea, signore, è la prima volta che lo faccio. Ok, questo è il mio garage, signori. Qui puoi recuperare anche i veicoli speciali. Io dovrei avere anche il veicolo speciale sbloccato con il... Boh. Ok. Perfetto, da qua usciamo. Io avevo sbloccato i veicoli speciali, ragazzi, però non so come si fanno. Adesso le armi le trovate, quelle speciali, però boh, quanti soldi ho? Ne ho pochi. Non posso fare quello che volevo fare, signori. Vabbè, allora adesso andiamo a cercare Grove Street, che io ancora, ragazzi, devo ancora trovarlo. Ma sicuramente altri youtuber l'hanno già fatto, perché io non sto guardando niente di nessun youtuber, tranne quelli che conosco, ragazzi, che vanno lì smono online, Lickets. Oh. Ma... Grove Street. Home. Ma perché ci sono i Ballas? Ci sono i Ballas! Toccami la macchina e sei morto, eh. Casa di CJ. Mi ha toccato la macchina. Sei un uomo morto, te lo giuro. Guarda la mia arma oro. Vediamo se è qualcosa da dire. Ehi tu. Ma non mi guardano neanche negli occhi. Comunque l'hanno cambiato un tot. Io volevo che fosse uguale. Vabbè, raga, non voglio far casino. Magari a fine video. Tanto ormai lo finisco. Ok. Vediamo se mi ricordo. L'ho dritto di qua. Era tutto dritto. Poi qua c'era un ponte. C'era un ponte. E poi qua in fondo c'era Blinco. Hanno cambiato proprio tutto. Ma che più che altro ho orientato 20 anni dopo. Vediamo cosa possiamo andare a fare, ragazzi, che non mi ho ancora fatto vedere. Allora, qua c'è Chop, il cagnetto. La macchina me la modifico dopo per i cazzi miei. Qua c'è il cinema. Qua cosa c'è? Dice il nome del negozio. Vespucci. No. Suburban. 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 È Suburban, proviamo ad andare qua, dai, con la nostra bella macchinina. Andiamo a acquistare un po' di vestiti e andiamo a vestire Franklin. Ok. No, cazzo! La mia macchina! Ostia, can... Via!
Io ho la mia povera macchina. È spaccata tutta. Via! Vai capo di squadra col tuo Ferrarino. Ferrarino, ragazzi. Almeno dovrebbe essere il Ferrari. Penso che sia questo. Blu prende in pieno, ragazzi. Incredibile. Comunque adesso, visto che siamo di passaggio, ci fermiamo anche a questo posto qua a prendere i vestiti. Binco! Loro tengono aperti di notte. Lui fa il parcheggio, vuole farlo bene, ma non gli viene bene. Ok. Hey, what's up? Penso qua c'ero già stato. Rapina, ragazzi? Rapina, ragazzi? Non si può. Non si possono fare rapine. Ma perché non posso? È strano. Ma cosa c'è? Non c'è niente. È uno spogliatoio. Grande. Cosa c'è qua da vestirsi, da provarsi? Che brutta roba. Però mi ha messo sul cazzo e volevo fare la rapina. Ciao baby, è bene. Secondo me non si può rapinare. A me fa morire il fatto, ragazzi, di quando tu cammini per strada e tipo incontri degli eventi e tipo rapine in corso, così tu o ne fai parte oppure proteggi. Veramente bellissimo, signore, davvero. Tanto io ho rotto tutti e due i fanali. Non vedo un cazzo! Grande Gabbo. Grande. Oddio la promenade, ragazzi. Oddio. Suburban, vediamo cosa c'è qua da metterci. Al nostro caro CJ, che CJ Franklin. Vediamo. Jack. Che è sta roba? Schiva. Bello, carino il bomberino. Carino il bomberino, ma non fa per me, ragazzi. Copri capi. Bello. OG Magnetics, thanks, Los Santos. Sì, ma io me lo voglio mettere all'indietro. Boh, vabbè, teniamolo così. Sti cazzi. Prendiamo gli occhiali. Grande, belli, carini. Belli questi. Goccia neri. A goccia oro. Belli anche questi Suburban. Questi sono belli a tartaruga. Bordo funky. T-Bone, come sono questi? Fammi vedere come sei. Ma mi piacciono questi qua. I fuck. Fuck. Questi qua tartaruga, ragazzi, è uno stile assurdo, davvero. Cambiamo un po' i copricapi. Sinceramente non è che mi esaltano tantissimo. Beh, boh, vabbè. Sti cazzi. Qua forse c'è della roba un po' più carina. Jeans. Grandi, questi sono belli. Ragazzi, dite a vita quanto è stiloso il mio omino. Vorrei mettermi qualcosa di un po' più carino sopra. Giacche di bombo, ora che schifo. Non mi sta bene un cazzo, poveraccio. Copricapi. Cazzo, però senza sta ancora meglio, ragazzi. Mamma mia, guardate che tamarrone. Camice. Oh, finalmente qualcosa di serio, ragazzi. Ottimo. Guardate Franklin. Quanto cazzo è figo, Franklin. Troppo figo. Pepe. Carina anche queste. Preferisco questa camicia qua. Le canotte! Ma perché ci siano le... Oh, queste qua sono fighe, però... Questo stile qua, sinceramente, non c'è nulla che mi interessi.
No, la camicia così spacca troppo, raga. Poi con i pantaloni da basket ancora di più. Basta, via. Grazie, arrivederci. Ciao. Però quei cinci qua sembra un po' finocchione, il mio tipo. Andiamo a vestire Franklin da un'altra parte. Cos'è sta roba? Che cazzo fai? Come? Bam! Vaffanculo a me? Bam! Idiota. Con un pugno t'ho steso. Testa di cazzo. Boom, baby! Boom, baby! Così vediamo se la prossima volta fai ancora lo stronzo con me. Va bene, basta, ragazzi. Andiamo su di qua. Qua siamo nella zona VIP, raga. Qua c'è casa di Michael. Sto iniziando un po' a ricordarmi un po' le zone di Los Santos. Dai, ultimo posto, ragazzi, poi vi saluto. E ovviamente lasciate un commento con cosa volete che io vi porti nel prossimo video, qualsiasi attività. Se volete magari anche il io ci sto cercando di farvi vedere tutto, raga, non so se avete notato. Se volete, non so, però roba in macchina o in bici, in macchina più che altro, in moto, da nord a sud, da sud a nord la mappa, proprio dobbiamo farla tutta. Poi vi farò vedere un attimino forse la mongolfiera, se trovo il modo di tirare lo sblocco per i guida più grande, più guida, ragazzi, ottimo. Il boss va, raga, la mia macchina. Sbaglio sempre. Come quando attivo col potere lì sembra di giocare a Need for Speed, veramente incredibile. Poi mi diverto a giocare a GTA, ragazzi, non mi sono mai divertito, non sono tanto gioco, davvero. Oh, qua abbiamo anche ammunition. Vai, parcheggia lì. Cazzo, però troppo stile. Andiamo ammunition. Ciao Bomber, cosa sei per me? Ma vedete qua, abbiamo anche il martello. Il martello. Cosa possiamo fare col martello? Che poi dov'è che ce l'ho il martello? Qua! Grande! Adesso voglio andare a prendere a martellate un po' la gente. O tipo le macchine. Tipo questa. Bam! 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 Il martello del... Boh. Lol. Bam! Bam! Adesso ti spacco il finestrino dietro, bastardo. Va bene, va. Tattoo! Tattoo, ragazzi! No, non si può entrare ancora. Che pacco. Oh, niente, c'è sto, ragazzi. Andiamo avanti con la storia. Ma sono tutti uguali, sti cosi qua. Oh, qua ci sono i bomber. No, non posso provarli. Perché? Che pacco. Comunque, secondo me le rapine si attiveranno poi dopo, Perché è difficile che non ci siano le rapine. Dai, raga, comunque. Una moto! Una farmacia anche. Ehi tu, cosa fai qua? Che ore sono? Le 6:20 della mattina. Proviamo a menare la statizia. Oh no, questo non è massimo. Però mi dispiace, poverina, perché... Oddio, gli ho preso la... Cioè, gli ho preso la sedia. Mannaia. Bam! Bam! Sì, ok, è morta. Va bene, ragazzi. Niente, salviamo, facciamo il salvataggio rapido, signori. Così siamo a posto per tutta la vita. Cloud, così ci posso giocare in negozio. Niente, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. La polizia mi segue, questi cazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace e un commento sulla modalità che volete che vi proponga la prossima volta. Oppure su con l'attività da fare. Io penso comunque di fare il fatto di fare girare tutta la mappa in macchina con il mio Ferrari,
Adesso lo vado a customizzare per il meglio, ragazzi. Niente, signori, vi saluto e vi ringrazio. Qui da Capo di Squadra GTA 5 è tutto. Bella, raga.